Ci troviamo nel comune di Cirò Marina, siamo venuti a trovare il sindaco, il dottor Sergio Ferrari. Ecco, con lui vogliamo parlare delle elezioni provinciali, dato che lui si è candidato alla presidenza della provincia di Crotone. Ecco, signor sindaco, parliamo un pochino di queste, le motivazioni che l'hanno spinta a candidarsi. Beh, intanto le motivazioni sono da ricondurre sempre a quello che è il ruolo che ricopriamo, ovvero una motivazione, un servizio al territorio, uno spirito di servizio al territorio, un territorio che ha chiesto, diciamo, a gran voce un impegno forte da parte, diciamo, del sindaco della città di Cirò Marina alla guida, diciamo, di un ambizioso progetto di rilancio della provincia. È chiaro che non è una scelta, diciamo, a cuor leggero, perché è evidente, insomma, che un sindaco è già preso da diciamo, una miriade di problematiche sul proprio territorio e quindi, diciamo, alle quali si vanno ad aggiungere ulteriori situazioni, diciamo, di competenza provinciale. Però è questa la norma, e la norma prevede, diciamo, questa tipologia, diciamo, di elezione, e quindi quando il territorio chiama, quando, diciamo, un considerevole numero di sindaci e di amministratori locali in qualche modo incalzano e individuano, diciamo, in un soggetto, e nella fattispecie nella mia persona, diciamo, il soggetto guida, il soggetto catalizzatore di una serie di istanze sul territorio, allora bisogna avere e sentire anche il dovere istituzionale, nonostante tutto, nonostante, diciamo, gli sforzi che richiederà il ruolo, bisogna sentire il dovere istituzionale di rispondere sì, di rispondere con convinzione e di mettersi a disposizione del territorio. Ecco, a proposito di sforzi, la nostra provincia presenta tante problematiche dalle infrastrutture, le strade, le scuole, potrei fare un elenco che non ha fine. Ecco, vi siete un pochino interloquiti con i consiglieri che l'appoggeranno in questa battaglia elettorale. Beh, la provincia di Crotone, basta vedere le classifiche, insomma, non c'è bisogno che non la scopriamo certo noi dove è relegata. È proprio questa la vera sfida, cercare di ridare la giusta dignità all'ente intermedio provincia di Crotone, nonostante i limiti della normativa che la riguardano in termini gestionali. Però è chiaro che da solo non si va da nessuna parte. È fondamentale, è importante avere al fianco una squadra, avere a fianco, diciamo, dei consiglieri comunali, dei consiglieri che diventeranno consiglieri provinciali, che diano anche loro una piena disponibilità a supportare un progetto ambizioso, un progetto che certamente ne ha tante di problematiche, soprattutto in quelle che sono in questo momento le competenze dell'edilizia scolastica, della viabilità. Ma ovviamente, insomma, la prima cosa da fare è, diciamo, se qualora, diciamo, i consiglieri comunali e i sindaci dovranno eleggermi presidente della provincia, la prima cosa da fare sicuramente sarà quella di, diciamo, fare una sorta di check-up, una sorta di verifica su quella che è la situazione, lo stato di salute della provincia in termini finanziari innanzitutto, per poi, diciamo, analizzare tutto ciò che in questo momento la provincia ha in pancia in termini di progettualità. Sono, diciamo, a conoscenza, mia diretta conoscenza, il fatto che la provincia abbia delle professionalità competenti, adeguate, e con loro, insieme a loro, ci siederemo e valuteremo, diciamo, un cronoprogramma delle azioni da porre in essere nell'immediatezza per il rilancio del nostro territorio e per riacquisire il ruolo che merita la provincia. Di questi giorni, per esempio, la discussione sull'aeroporto di Crotone, sugli aeroporti calabresi, ma che riguarda anche l'aeroporto di Crotone, è chiaro ed è evidente che la provincia deve dire la sua, la provincia deve stare al tavolo, diciamo, insieme alla regione, per portare avanti tutte quelle che sono le istanze del territorio provinciale, non trascurando il fatto che siamo in un momento particolarmente importante per lo sviluppo del territorio. Mi riferisco al PNRR, quindi al Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che prevederà ingenti fondi sul territorio, e così come anche al contratto istituzionale di sviluppo, rispetto al quale ovviamente la provincia deve avere un ruolo di regia su tutte quelle che saranno le iniziative sul territorio. Ecco, c'è una squadra di consiglieri che l'accompagna, che l'appoggia, ci sono anche uomini di esperienza che hanno avuto esperienza diretta nella provincia e soprattutto poi c'è stato quel comunicato ieri da parte dei democratici che stanno dalla sua parte. Ecco, scelte politiche o scelte di merito?
Guardi, quando si affrontano i problemi e le problematiche del territorio, il territorio viene prima di qualsiasi situazione personalistica, non c'è spazio per le situazioni personalistiche, ci ritroviamo sulle problematiche del territorio, su quelle ragioniamo, su quelle lavoriamo e su quelle siederanno al tavolo tutti coloro i quali hanno a cuore il territorio della provincia di Crotone.